Benvenuti a questa nuova edizione di Senior News. Vediamo insieme i titoli. Settimana delle valvole cardiache, italiani ancora poco consapevoli. Vaccini, influenza e pneumococco, sì del Tara, ordinanza obbligo over 65 nel Lazio. Anziani discriminati per l'età vivono 7 anni in meno. Le condizioni di salute da tenere sotto controllo per evitare le cadute domestiche. Oltre il 92% degli italiani anziani non conosce la forma più comune di malattia delle valvole cardiache, la stenosi aortica grave, è quanto rivelano i nuovi dati pubblicati in occasione della settimana della consapevolezza delle valvole cardiache, un appuntamento importante sia per aumentare la consapevolezza della malattia, ma anche per rendere la popolazione più consapevole dei sintomi, in modo da poter cercare l'aiuto di cui ha bisogno al momento giusto. Ne abbiamo parlato con Alessandro Boccanelli, presidente della Società Italiana di Cardiologia Geriatrica. Le valvole cardiache tendono ad ammalare in elevata percentuale nelle persone anziane. Se parliamo degli over 80, la valvola aortica ammala, è stenotica, è ristretta nel 7% dei casi e la valvola mitralica è insufficiente o non ben funzionante nel 13% dei casi. C'è ancora poca consapevolezza, nonostante che ne stiamo parlando ormai da anni. È bene che ne parliamo soprattutto agli anziani. Se vedete che c'è qualcosa che non va nel vostro modo di stare, se vedete che nel corso di pochi mesi tendete a vedere ridotta la vostra tolleranza allo sforzo, se vedete che quella fatica, quello sforzo che prima potevate fare tranquillamente in pochi mesi vi costa molta più fatica, se quella rampa di scale che facevate tranquillamente vi dovete fermare a metà, ecco, se vestendovi vedete che fate più fatica di prima, beh, insomma, pensate che potrebbe essere una valvola del cuore che non funziona o in ogni caso la pompa che è difettosa. E quindi chiedete, parlate al medico dicendo semplicemente: dottore, per cortesia, ma non sarà una valvola del cuore che non mi funziona? E lui non vi dirà: ma sicuramente non è, fammi sentire, dirà. Nessuna sospensione dell'ordinanza con la quale il Presidente della Regione Lazio il 17 aprile scorso ha stabilito nuove disposizioni in merito alla campagna di vaccinazione anti-influenzale e al programma di vaccinazione anti-pneumococcica per il 2020-2021, in sostanza rendendo obbligatoria a decorrere dal 15 settembre 2020 la vaccinazione anti-influenzale e anti-pneumococcica per tutti i cittadini over 65 e tutto il personale sanitario. L'ha deciso il TAR del Lazio con due ordinanze, con le quali ha respinto richieste di sospensione del provvedimento regionale. In termini tecnici si chiama ageismo e indica la discriminazione nei confronti di una persona in base alla sua età, in particolare verso gli anziani. Secondo uno studio condotto a livello europeo, il 28% degli anziani ha riferito episodi di intolleranza, addirittura più di coloro che subiscono atti di sessismo e razzismo. In uno dei settori che riguarda gli aspetti principali della vita della persona anziana, ossia quello della sanità, il 30% degli over 60 ha dichiarato di essere trattato in modo ingiusto a causa dell'età, non senza conseguenze. Secondo la Società Francese di Gerontologia, le prime persone esposte a un comportamento negativo nei riguardi dell'invecchiamento vivono in media 7 anni e mezzo in meno rispetto alle altre. La caduta domestica è uno degli eventi più frequenti, in particolar modo tra la popolazione anziana. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, le cadute sono arrivate ad essere la seconda causa di morte su scala mondiale. Si stima che all'anno i decessi dovuti alle conseguenze della caduta accidentale sono 646.000. Tra i soggetti anziani, le vittime maggiori sono le donne, ancor di più se sole. Ma ci sono delle condizioni di salute da tenere sotto controllo per evitare le cadute domestiche. Sentiamo. Ci sono alcune condizioni di salute che vanno tenute particolarmente sotto controllo perché spesso possono essere causa di cadute in casa. Tra queste l'equilibrio instabile, la difficoltà a camminare senza un supporto, la pressione che può essere troppo alta oppure troppo bassa, le vertigini, la presenza di gambe gonfie e dolenti, oppure dei problemi di vista, quindi una visione ridotta che può portare a inciampare banalmente su degli ostacoli presenti in casa, ma anche la disidratazione può essere la causa di una caduta. È importante che ci sia un monitoraggio costante da parte del medico di famiglia ed eventuali indagini di approfondimento che possono aiutare nella prevenzione delle cadute. Senior News termina qui, grazie per averci seguito, arrivederci a domani.